Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nell'86esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con... Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grego, ciao a tutti. Samuele, ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi. Allora, stiamo un attimino facendo qualche trasferimento. Vi faccio vedere subito le cose nuove. Ve le faccio vedere dopo, tanto dobbiamo andare giù. Allora, tanto prendiamo questo. C'è un'offerta di colza che penso l'abbiano già venduto oramai. L'avete già venduta? Siamo venduta. No, devo farmi tutto il giro perché non mi fa andare indietro. Sto facendo. Parlavo e c'era il microfono spento, sono un genio. Oh, per spostare bombe come si farà? Devi sganciare le cose. Dove Oh, frena. Come sono fatto? Come funziona? Così. Devi schiacciare o l'1 o il 3 del numpad. Perché ho fatto adesso. Ecco ragazzi, ho messo giù questo porticato qua, questo cosino qua. Ora non so. Ma allora, perché non mi va indietro sto treno? Come non va indietro? Per metterci le balle dentro, perché qui è veramente uno scempio, se no. Ma sì che va indietro. Allora, no, devo premuto la S, se no mi va avanti da solo. Allora, questo è qua. Dove ma perché c'è la loco train, mi sa. Sì, gli ho detto di disattivarla. L'ho levata. L'ho fatto premuto 4 volte, però non funziona uguale. Dove cavolo stai? Se no continui a girare fino a... ma ce l'hai fatta a sistemare. No. Vedi qua. Ma non frena, cioè non mi funziona. Fammi salire. Ah, può essere solo gli admin, non può levarmi, so. Contro le frecce in su. Hai visto? No. Poi rimetticela quando è finita. Sempre contro le frecce in su? Sì, contro le frecce in su. Allora, rimettiamo questo. Vabbè, ve lo faccio vedere di nuovo dopo. Giuda Simo, ragazzi, per mettere quel capanno là, ho dovuto tagliare un... una pianta, per cui ora sto portando giù questo per togliere il ceppo. Che capanno? Ho messo un capanno nuovo. Capanno per le balle. Allora, spostiamo un attimino questo. Mettiamo qua. Guarda, guarda che roba. Perfetto. Il comodo di avere gli T-Runner senza stare a sganciare, agganciare. In un attimo fai tutti gli spostamenti che ti pare. Perfetto. Ma è qui, organizziamo la farm. Perfetto, senza starlo a tirare tanto su, facciamo una manovra così. Perfetto. Manovra con... tipo semi rallato. Questo farming è molto difficile. Ok, facciamo così. Ora arriva i soldi, eh? Una parte dei soldi. Come una parte? Perché solo una parte? Perché un po' me l'ha caricato su un cassone e un po' su quell'altro. Ah, ecco. Ad arriva la parte grande. Ma quando è che possiamo... Esseli! Ah, beh! Chi è che scrive? Sam. Ma quando è entrato Sam? Prima. Quando non c'ero io, immagino. Comunque ciao Sam. Esatto. Ma... Allora, carichiamo questo qui. Ma è contro il destro o contro il sinistro? Contro il sinistro. Con degli capotendo. Ah, questo qua. Prendiamo anche questo senza distruggere tante cose. Frecce in su del numpad? Sì. Ecco, non funziona. No, frecce in su non del numpad. Frecce in su normale, insomma. Non mi funziona. Scendi. Invece la visuale. Ma fin là devo venire. Vabbè, lascialo così, chi se ne frega. Grego, provaci tu, voglio... Ma sul treno? Oddio. Dov'è il tronco che avevo messo? Dove sta il treno ora? Lo attacco con le cinghie? No. Ah no, sto ancora caricando. Allora. Prova a mettere su la guida automatica, dici? Allora, leghiamo questo, ricarichiamo... Control e frecce in alto dei breme. Ma su, non bastava fare F1?
E ti dava i suggerimenti, scusa. Prova. Non so se te li dà su quella mod lì. Ok. No. Leghiamo qua, leghiamo. Cos'è che bisognava fare? Qua. Contro le freccine su, tipo. O in giù o in su, non lo ricordo. Control di sinistra. Sì. Funziona solo gli admin, ma sa. Freccia in giù. Ah, freccia in giù, non in su, scusa. Però... Vabbè, non fa niente. Ora con questo bellissimo carico ho fatto ho scambiato, perché sennò mi direte te, ma perché hai cambiato? A parte che questo qui è per quello che va lasciato dalle pecore, quindi almeno ce l'ho già pronto. E poi anche perché questo qui è più adatto al trasporto. Sì, avrei dovuto caricarli magari su un altro o in un altro modo, però questo qui, ragazzi, ci avevamo questo pianale a mezzo, ma sì, tanto c'ha le cinghie. Se non ce l'avessi avuto, l'avrei caricato con questi sotto il manitou, cioè sotto al coso, che almeno stavano fermi, non si muovevano. Comunque, quando è che possiamo iniziare ad arare? Tempo a arare? No, ne... con calma. Non avete null'altro da fare? No. No. Meno io no. E allora ho cominciato a buttare giù di qua. Yes, allora. Tacco il Deus. Ah no, eccolo qua. Ma come si muovendo Mattia? E la siamo tutti. Che movimento sexy. Movimento cagliello. Prendo la. Guarda come brilla. Dove la ricarico la bot? Dal biogas? Al biogas. O al... Con demoni, porca madonna, che c'è caso. Sì, demoni, bestemmie. Non te casca, eh? Baffanculle! Cattare tutte! ragazzi... Ma vaffanculle! Allora, dov'è per entrare qua? Ma perché? Se ne vago via, però. Sposteresti il mouse con gli arati? Ma le sto mischiettando bene, ma scoppiate! Che fa, come quello che mazza le giletti? Okay. Inizio dal campo 15 all'equamare. Va bene. Questa, ragazzi, era una prova. Ho fatto un po' la curva forte perché volevo proprio vedere se era bloccato in qualche modo o meno. Ma ho comunque visto che è abbastanza stabile. Cioè, bisogna fare dei scherzi per capotarli. Per cui, insomma, non è così una cosa immediata farlo cadere. Ecco qua. Per quelle le schermi. Io penso che le bestemmie vere e proprie qui si vola non la finire mai. Ciò che sente le bestemmie le ricordate quando sta sopra il duatore. No, no, ma quando stai a fresate si stacca lo guardano, oh. Lì proprio un amore. Proprio quando tipo metti 30 coppiglie e te le perdi tutte. Lì sì. Ok, ciao Simo. È la perte gara che va a fondo, allora tocca per terra. Fai il puglione, amico. È la perte gara che tocca per terra, perché guardando sotto ci sono messo le viti col dado, si è cacciato uguale. Vabbè. Da uno guarda la pallata e fa capotà. Vai più veloce, Mattia! Più di così! Qui prende! Ragazzi, devo studiare un modo per vedere se riesco a tenere il JCB sopra l'IT-Runner. Beh, adesso dobbiamo andare a vendere la legna. Ma mettere il JCB sopra l'IT-Runner, cioè lasciare il cassone giù e mettere il JCB sopra l'IT-Runner. Penso sia difficilissimo o impossibile, però ci voglio provare. Prima andiamo a vendere la legna, perché a me non devo fare un viaggio a vuoto, cioè tornare indietro e andare avanti, perché questo qui lo usiamo per la lana. Anche se... mi è passato un muscolo. Ma quando sta la lana? No, ma la vedo. Periodo... 4088. Ma sarà in rosso adesso. No, è verde, però già la faccetta rossa che va in giù. Magari aspettiamo. 4088, è l'ultima, non mi ricordo. No, l'ultima era più di 4088. Era 3000 e qualcosa, mi pare. No, di più. 4000 e qualcosa. Allora già la teniamo. Prima, ragazzi, ho fatto sto giro qua con le balle, c'eravamo io e Simo. Sono arrivato qui, c'avevo il piano che era troppo alto, dico, e ora? E ho scarato giù e sono passato. Qua bisogna far allargare un po' le strade,
innalzare un po' gli archi, i punti. Neanche in questo riusciamo a comprare le vacche, ragazzi. Mostri che mi passano davanti. Passano, non salutano. Ma cosa passano a fare? Oh, il bicio, no? Che passa a fare? Tanto, quando passa, sta carella. Perfetto. Certe caccate. Ciao, chi è? Ciao Sam. Ah, è Sam. Ma la prima volta che ti sento parlare? Sì. Oh, allora beh, salutati, che siamo in puntata. Ah, ciao a tutti. Capotare, va la De Cristoforo Colombo, eh. Scusa se non ti ho risposto, Sam. No, niente, no. A posto. Volevo comprare le vacche anche in questa puntata, ragazzi, ma mi sa che non ci abbiamo. Non ce la facciamo. Volevo farvi vedere un po' i nuovi acquisti, un po' di movimentazioni varie, senza farvi vedere. Perché preferisco fare questo che poi magari fare una puntata dove acquistiamo vacche e poi per 2 minuti facciamo sempre la stessa tratta. Cioè per un quarto d'ora facciamo sempre la stessa tratta. Qui abbiamo fatto tutte tratte diverse, abbiamo fatto qualcosa di diverso, quindi magari preferite così. A posto, comunque sono dietro a trebbiare, c'è qualcuno che sta Grego che sta digestando. Io stavo a combattere con le balle. Simo, ci piace combattere con le balle. Ci vorrebbe Daniele qua, ma Daniele è molto impegnato. Quando arriva lo mettiamo sotto con lì qua, ma Daniele. Gli diciamo, toh, qua c'è il Deus, qua c'è la vaia, vai. Dan, poi fa cresce il 19? Un attimo. Ah no, aspetta, il 19 è già cresce. Ah no, abbiamo andato. Sono io. Ma cosa devo fare? Niente, sono sbagliato io. Posto. Ho detto una cavolata. No, mi sono sbagliato, Mattia. Allora. La soglia è finita. Ma è possibile che non abbiamo neanche un palazzo di lana? Vado. Torno subito. Torna mani. Ah no, ma. Cioè hanno fatto così poca lana le pecore. Sono un pirla, ragazzi. Ah no, non sono un pirla, non è vero. Sì, sono un pirla. Oramai che ero là potevo portarmelo giù. Cioè che cavolo sono venuto a fare qua? Niente. Spegniamo il mezzo già che ci siamo. Devo dargli da mangiare le vacche. Ah, le pecore. 147 pecore abbiamo. Le puliamo un pochettino e poi le daremo da mangiare. Una volta che ero là potevo tenerlo là questo. Per il manitula. Così. Ok, gli darò questi 240 litri. E prego. Ci avranno poi 6 giorni di passo. Autonomia. Vai. Qui. Ci fanno, se li fanno andare bene. Grazie. Ora. Il Deus lo lascio qui parcheggiato a bordo della farm con la botte già attaccata. Va bene. Pallotto. Che non stiamo a staccarlo e riattaccarlo. Voglio vedere se riesco a farne. Oh, ma mi tocca a combattere con le IE 4 anni che non devo dopo. Pure tu me. Povero Simo, ragazzi. A me io da voi quando va a pagare dopo. La vendo la soglia? Gli è scappato le udele dopo. Aspetta, eh. Sì? Ciao. A posto. Facciamo un po' di sorti oggi. Ah. Vieni ad arare. Sempre col treno, non me va. No. Vieni ad arare. No, te io la combatte con le palle. Te me ne sono fissato un attimo. Dai. Voglio fare una capolata, però. Se riesce bene. Qua ce n'hai una 28 treno da smanovrace. Per questo poi vengo là. Vediamo se ce la faccio. Vedo se piove, non si molla. Sta correndo. No, ragazzi. Guardate che opera d'arte. Ma come si fa? Allora, questo ce l'abbiamo.
Per chi vuole vedere cosa ho appena combinato, salga sul biroccino qua su JCB. Che sta qui a dare pecore. E mi raccomando, non tocchi WS quei tasti lì. Non muovere niente, se non mi raccomando, sennò. Cos'è sto casino? Perfetto, ora vi faccio vedere il perché di quella roba lì che ho fatto. Perché la mia intenzione era questa. No, troppo in su. Perfetto. Ora ci avviciniamo il più possibile. Hai visto che bello, Simo? Dai, ci avviciniamo abbastanza sotto. Perché ho paura di farlo cadere. Facciamo. Io vendo la soglia. Yeah. Oh, no. Guarda che fai. Metti di qua le valle, le fiere della lapaglia? Non lo so, adesso vediamo. Ok, avanti non ci vuole. Come posso fare? Così. Vediamo se gliela faccio. Sì, dai, tanto sto campo non è il nostro. Allora, o la va o la spacca, ragazzi. Alà. È Gita! Ti ha boccato! Mi sa che ci ha boccato veramente. No, vai indietro. Andiamo a marcia retto? No, troppo. A posto. Ma chi ve li fa sti trick, ragazzi? Cioè, come minimo ci ho messo il triplo del tempo che se io avessi preso e portato là a mano, eh. Però chi Vabbè, qui poi saranno affari di quelli che vengono a prendere. Ora ci sta che noi partiamo. Troncade. Sì. Perfetto. Io sto vendendo la soglia. Ma hai già cominciato? Cioè hai già venduto? No, adesso sto caricando il treno. Ok. Guarda che... Cioè, ma chi ve li fa ste cose, ragazzi? Ma cosa voglio sapere? Ma anche il fratello del Cobra che lavora a Scania. Ma anche il fratello del... com'è? Del Cobra che lavora a Scania. Sa quello che sono... Fa quello che fa mi... E dai, io! Allora... È esplosa di nuovo, Simo? No. Svito, mi raccomando, non mi insulti. Cioè, non mi faccia un incidente. Perché... Come già si è visto il lupo sopra qua sopra? Passa l'altro, ferma, che l'altro non si ferma. Poi lo vedrai nella puntata. Così mi stai avverso, eh? Aspettate un attimo che... Aspetta che va avanti l'altro. Che se passavo quello lì sì che non mi si fermava. Salve, buon lavoro col trenaio qua. Il trenaio. Buon lavoro, signor trenaio. Via. È bellissimo il casco del treno. Popo. Sì. Ciao Mattia. Prossima fermata, Pelasu. Mamma mia, che pettine che c'ha, Matti. Un gorbo. E come li porti i capelli? Ci vuole un pettine grosso per settarteli. Per forza. Cioè, io non so, c'è tanti modi di chiamarlo. Cioè, chi lo chiama pettine? Che io prima chiamavo barra. Poi Daniele mi ha attaccato il modo di chiamarlo pettine. Adesso lo chiamo anch'io pettine. Poi c'è chi lo chiama lama, chi lo chiama testata. Qualche altro modo? Lucoso davanti. Barra. Barra con la V o lama. Lo strafanto davanti. Che se ne vale. No, non posso fare niente di così. Attacca la doppia. Da me. Più che altro si gira la testa. E Lucol ce l'ha. Trapeo. Arrivati un po' di soldi? Sì, sono arrivati tipo 18. No, eravamo a 288. Sono arrivati 11.000 euro. Meglio di niente. Mattia, che campo stai? Beh, giustamente ho lasciato il trattore acceso finora, arrivo qua per guidarlo, lo spengo.
È al 14. Com'è sporco coso qua dietro? No, sono un po' le ruote, ma si fa. Allora, Mosca, te ne vuoi andare? Prima che ti ammazzo. No, non c'è fame, tempo. Prima che ti fanno le campane. Che te cupo. Qualcuno mi aiuta ad arare. Io. Ti aiuta svito, guarda che bravo te. C'è già Rip. Ma veramente, ma. Ehi. Beh, mi sa che ora me ne riparto di botte, che è un lavoro che piace fare a me. Veramente? Veramente? Poi sta zavorra, porca di una miseria, ma ce l'avete ad attaccare la zavorra grande sotto ai mezzi? Perché mettere una zavorra da 23 quintali sotto un trattore con la botte? Che quando ce ne metti una da 10 quintali ce n'è d'avanzo. Chi è che l'ha messo il Deus? Io no. Non lo no, so. Era già attaccata. No, non era già attaccata. Sì. Ah, oh, mi serve un trattore un po'. Un po' dende, devo drenare il Reaper, mi sa. Prendi il Deus, sta qua, c'ha le ruote che sono più larghe di lui. Allora non lo metto dentro. Grazie. Ci spengo solo le luci. Che cavolo, mi si è incastrato il joystick. Allora, dov'è il mio trattore qua? Posso chiedere una cosa? Dimmi. Potresti togliere la password che entro? Adesso fammi finire la puntata. Sì, ok. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per... scusate un attimo, che campo avete fatto a difamare? Il 15 già fatto. E basta? È l'unico trebbiato che è qua. Quella miseria, ma quante cavolo di luci ci stanno qua? Ma perché a mezzo va avanti nessuno? Ui. Dico trebbiato, Grego, ce ne sono altri. Ah no, il joystick si è... C'è preso qualche paraglia. Ho cambiato anche il 16, il 19, poi sto finendo il 14. Allora, sacchiamo il joystick, gli ho preso una paralisi. Ok. Sacchiamo e riattacchiamo. Ok. Quindi ragazzi, mamma mia, questo è tipo 15 metri, o 12. 12 forse. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, da Dan. Primo. Madiemer. Prego. Samuele. E tu? È tutto, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.